Bezzani. Ok, azione. Polizia, dovremmo entrare. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ha come finalità innanzitutto quella di essere vicini alle famiglie che hanno avuto queste gravi realtà della perdita di un proprio caro. L'Associazione Condividere la Strada della Vita ha le stesse finalità dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, ma opera sul territorio della provincia di Brescia. Questa associazione dà un'assistenza psicologica e legale appunto alle famiglie, il primo scopo è proprio questo, e aiutandoli a rielaborare la grave realtà di questo lutto. Nella provincia di Brescia purtroppo nel 2013 abbiamo avuto 17 ragazzi morti e diciamo che la fascia più a rischio è quella che va dai 18 ai 30, doppiamente esposti al rischio di morire su incidente stradale. La provincia di Brescia in questi anni ha fatto molto. Siamo partiti nel 2000 con 203 morti, abbiamo chiuso il 2013 con 71 morti, quindi 132 morti in meno sulle nostre strade. Noi vorremmo veramente, come quest'anno 132 famiglie in meno hanno pianto un loro parente, che nessuno debba più piangere perché è morto sulle nostre strade, perché dagli studi effettuati noi sappiamo che se tutti osservassero le regole, quindi il cinturino di sicurezza, non usare i telefonini, non bere, si potrebbero veramente evitare tanti morti sulle nostre strade. Sembrava che mancasse qualcosa nella mia avventura, se così vogliamo chiamarla, della strada. Ed era un po' quello di voler raccontare quello che rimane il dopo, tutto ciò che è l'indotto di morte che porta con sé la morte di una persona sulla strada per incidente stradale. E quindi l'esigenza di dire guarda che non finisce solo con la morte sulla strada, sull'asfalto di questo. C'è una persona che si chiama mamma, c'è un'altra persona che si chiama papà, ci sono i fratelli, ci sono le sorelle. Le conseguenze non riguardano solo questa persona, ma riguardano un mondo di persone. Un caro collega mi ha sottoposto il libro La folle corsa di Antonio Savoldi e me l'ha sottoposto suggerendomi di prestare particolare attenzione ad una parte ben precisa. E infatti quando l'ho letto poi ho capito immediatamente il perché. Infatti le emozioni e le sensazioni suscitate da questo pezzo sono molto intense e immediate. Lo stesso autore, quando l'ho conosciuto e incontrato e abbiamo cominciato a discutere della possibilità di sviluppare questo progetto produttivo attorno al racconto, si è dimostrato da subito entusiasta e disponibile a collaborare per cercare di dare un seguito a questo. Un giorno Antonio Savoldi, insieme all'amico Roberto Merli, con cui collaboro da diversi anni, mi hanno detto facciamo un cortometraggio. All'inizio, insomma, sappiamo che i costi sono elevati, ma insieme la forte sinergia che c'è stata e l'intento proprio di arrivare a portare i morti sulle strade a zero morti, perché questo è il nostro obiettivo, abbiamo raccolto gli sponsor, abbiamo superato veramente grandi difficoltà e insieme abbiamo cominciato questo meraviglioso progetto. E nel momento in cui siamo qua, noi poi stacchiamo. Okay. Non dovremmo più. Azione, carichi! Il progetto M603 mi è stato proposto da Cristian Benaglio e Giacomo Rebuzzi. Avevo già collaborato con Pasticceria Digitale in un recente progetto e devo dire che ho colto al volo questo invito perché avevo letto la sceneggiatura e il racconto da cui era tratta la folle corsa di Antonio Savoldi e raramente mi sono trovato di fronte a racconti brevi così forti dal punto di vista emotivo. La sfida era portare questa emozione anche in un film, in un cortometraggio, nelle immagini. Non potevamo quindi pensare di fare un prodotto al di sotto di certi standard. Mi ha fatto molto piacere girare qui a Brescia, ho trovato un territorio estremamente disponibile, ci hanno accolto in modo veramente fantastico, erano pronti a girare questo film, volevano questo film. Cristian, ho chiesto solamente, crea uno strumento che possa essere utilizzato nelle scuole, nelle conferenze, non solo da Savoldi, ma da chiunque possa avere a cuore il tema della sicurezza stradale, che in qualche maniera faccia vedere un po' tutte le componenti del dopo incidente, quello che poi nel libro io ci tenevo a raccontare. Fin dall'inizio abbiamo lavorato con Antonio
e abbiamo discusso su come poteva svilupparsi l'adattamento del suo racconto, anche perché mi sembrava una scelta naturale quella di lavorare affiancato allo stesso autore del racconto. In questa collaborazione ha avuto molto, molto rispetto per i due interventi principali che ho fatto, che sono stati quelli innanzitutto di smontarlo cronologicamente e poi quello di affiancare una parte, diciamo così, della vita privata di questo protagonista, come se fosse un pezzo non raccontato, un pezzo non scritto del suo racconto. Questo non è un corto che parla della polizia, ma parla dell'uomo poliziotto, che prima di essere poliziotto, se vogliamo, è anche un padre che va a parlare con l'insegnante. Questa, secondo me, di Cristiano ha trovato una soluzione così un po' assente, così un po' lontano, perché il rimando è inevitabile a ciò che tu hai rilevato qualche ora prima, il rimando al figlio tuo. Quindi sì, un poliziotto che comunque c'è una divisa, che ha la sua età, che ne ha viste tante, ma che comunque sempre ogni volta arriva a scontrarsi con una realtà che ogni volta è diversa. Quindi io ripeto, tendo a non classificarlo, quando io ho visto il prodotto, non un racconto di quello che è il lavoro della polizia stradale in maniera prettamente, ma dell'uomo che fa polizia stradale, dell'uomo che è padre e che in quel momento compartecipa al dolore di chi c'è davanti. Io stesso, rivedendo nei premontaggi, ho trovato spunti con cui provocherò poi i ragazzi durante, perché noi questo facciamo, i ragazzi dobbiamo parlare, i ragazzi dobbiamo arrivare, per creare quella che è la coscienza del conducente del domani. Il cortometraggio è per noi uno stimolo molto importante, più che altro è la nostra voce, perché è la realtà dei fatti di quello che è successo a noi. Io dico noi perché io ho perso Alessandro di 14 anni l'8 gennaio del 2000 e da allora ci si continua a chiedere perché. Bisogna rielaborare questo, bisogna fare di tutto per far sì che non succeda ad altri ragazzi, ad altre famiglie, quello che è successo a noi. Questo cortometraggio deve essere il nostro specchio, la nostra voce di familiari di vittime della strada, perché raffigura proprio quello che noi abbiamo provato, dalla realtà di dover acquisire delle informazioni, di ricevere queste informazioni devastanti, dover correre in ospedale perché c'è il figlio che ti dicono che ha avuto un incidente e non ti spiegano la gravità, dunque lo stato d'animo è pesante, e poi quello del ricevere la brutale notizia che è quella che il figlio non c'è più. Anche la mia stessa partecipazione sul set che Cristian mi ha chiesto, che gli attori hanno chiesto, era proprio finalizzata a essere il più realisti possibile, dove questa figura del papà doveva in qualche maniera cercare di trasmettere cosa prova un padre, la figura della madre stesso, le diverse reazioni, e ogni volta non usciva mai uno uguale. Questo perché si parla di un argomento talmente che è la vita, che è la morte, che è, purtroppo c'è l'esigenza comunque di raccontarlo, e spero che anche chi lo guarderà in qualche maniera percepisca questa sofferenza. Per un attore la difficoltà di lavorare su un progetto come questo è quella di riuscire ad arrivare a certi livelli di intensità di recitazione nel poco tempo che una produzione come quella di un cortometraggio mette a disposizione. Ovviamente c'era evidentemente l'esigenza di avere degli attori di alta qualità e per fortuna ci siamo riusciti, anche grazie a Jessica Cavallo che mi ha dato una mano con il casting. Siamo riusciti ad avere nei vari ruoli che compongono l'opera corale di questo racconto, ad avere degli attori di alto livello, Foti come protagonista, Cinzia Mascoli, Citran, Pietro De Silva, Calabrese, che ormai è diventato una presenza costante nei miei lavori. La presenza nei vari ruoli sparsi in tutto il racconto ha creato una qualità collettiva che sicuramente si è distolta dall'esercizio di stile e è andata a dar sostegno a quello che è il messaggio che questo cortometraggio vuole portare ai ragazzi nelle scuole, grazie agli incontri che fanno appunto Antonio e Roberto, ma lo vuole portare anche a chiunque potrà vedere il cortometraggio, ad esempio, che ne so, in una proiezione per un festival cinematografico o comunque in tutte le occasioni in cui verrà distribuito. Ecco. Ok, guadagniamo un po' a sinistra appena appena. Ok, buona. Azione!
secondo me va bene, questa è buona. Per noi girare in un territorio nuovo è stato anche l'occasione per conoscere nuove professionalità che si sono unite alla classica squadra, la troupe storica con cui lavoriamo ormai da tanti anni. Credo che questo grande affiatamento che la troupe ha avuto nel corso dei 4 giorni di riprese ha fatto la differenza, anche perché quando giri di notte col freddo fuori, quando stai all'aperto per 10 ore di fila, ecco, devi veramente credere moltissimo a quello che stai facendo. E vedere una squadra di oltre 30 persone lavorare in maniera, lavorare felice, lavorare perché crede in quel momento, in quel progetto, in quell'inquadratura, in quel movimento, emoziona moltissimo. Questa umanità che il cinema riesce a tirar fuori, questa unione di umanità, credo che sia la cosa più bella in assoluto ed è quello che fa la differenza. Quello che mi aspetto dal futuro di questo cortometraggio è che possa suscitare un'emozione o comunque una provocazione, soprattutto nei ragazzi che lo vedranno durante le varie proiezioni che ci saranno. Questo perché se anche solo la metà della passione, della dedizione e dell'attenzione che tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto hanno messo durante le varie fasi, insomma, se tutto questo arriverà ai ragazzi prima di tutto, lo potremmo considerare un lavoro ben fatto o comunque un obiettivo raggiunto.